Chi l'ha detto che la bellezza si misura con il pedigree? La smentita arriva dagli stupendi protagonisti della nona edizione della Festa del Bastardino, curata dall'associazione Cani Ex Canile di Ariano e dall'associazione Quattro Zampe nel Cuore. Durante il pomeriggio, presentato da Alessandro Sesti, sul baluardo San Salvatore hanno potuto sfilare soltanto cani meticci, che si sono contesi simpatici premi di partecipazione e coppe per gli animali vincitori. Divisi in varie categorie, Barbetta Bianca, il cucciolo più tenero, Mr. e Mrs. Dog e la categoria The Best in Show, cioè il miglior cane in assoluto, giudicati da 3 medici veterinari. Dopo 9 edizioni, la Festa del Bastardino è ormai una simpatica e profonda iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla presenza di migliaia di animali nei canili e sul terribile fenomeno dell'abbandono. La facciamo tutti gli anni per far capire alle persone che c'è bisogno di un aiuto concreto per sostenere gli animali. Tutti gli anni ci vengono a trovare, sanno, si sta spargendo la voce, per cui questa iniziativa sta crescendo di anno in anno. Il ricavato dell'evento sarà devoluto a favore delle attività proprie delle associazioni rivolte al soccorso degli animali in difficoltà.